La, buongiorno ai miei amici di Facebook, di Twitter. Saluti da Equipe Ciccarelli, mio barbiere. Dopo il postino di Neruda, il barbiere di Lanzetta. Dice, ma sei presuntuoso, ma quando mai? Si fa per rendere la vita più leggera, ragazzi. Qua ci stanno facendo la cartella, come si dice, ci stanno facendo la serie. Io avevo pensato di aprire il primo centro di malessere qui a Napoli, perché c'è un centro di malessere? Di solito tu dovresti fare una spa, un centro di benessere. Ma invece l'idea del centro di malessere è buona, perché se tu cammini per via Roma, per esempio, dopo la medica scap, che noi abbiamo speso, abbiamo fatto, abbiamo avuto, blablabla, tu cammini per via Roma, ci sono i marciapiedi che sono un attentato alla salute, alla vita. Cioè se ne scansa uno ne pigli nato, ne pigli uno ne scansa nato, forse burrone. Cartoon, praticamente un turista che viene, mi sono fatto la scena, viene un turista, inciampa in un San Pietrino a via Roma, la moglie, e cade per terra, la moglie per avvicinarlo, dice, ma che è successo? Mentre la moglie si sta occupando del marito, dai quartieri scende uno scippatore, c'era una capata in faccia, a signori scende, sbatte in terra, è morto, da uno passano a due, ma l'America scappa, procede, tutte le vele, tutte le vele in mezzo al mare, luna rossa, luna verde, luna blu, è morto su due, nel frattempo la gente continua a camminare, giù annanzi è carotonato signore, non è carotonato. Nata fatta a caso comune, nata a provincia, nata a regione, ecco tutto si causa, arriviamo a nel rimedio a pigliare così i soldi, ci mettevano direttamente, si proprio non volevano fare strada perché, insomma, mettevano una cosa i soldi in coppia marciapiede. E vedi che i napoletani erano tutti più contenti, se stavano più accorti e non carivano più. Mannaggia la capa vostra, la già dice,